A novembre c'è stato un controllo della polizia, alle 9:30 sono suonati i controlli antincendio, diciamo, siamo usciti tutti dalla scuola, sono entrati quattro macchine dei carabinieri, hanno iniziato a perquisire le aule di certi studenti e io ho denunciato la cosa attraverso i social perché certe cose, cioè gli studenti ho visto che non stavano bene, sentivo di doverlo fare. E per questo, diciamo, sono stato denunciato per diffamazione e all'ufficio scolastico regionale. Dato che non potevano uscire per nessun motivo dalle aule per 1 ora e mezza, questo è stato il motivo che mi ha agitato. Alla mia domanda se devono andare in bagno cosa devono fare, se gliela devo fare nel cestino, questo amministrativo mi ha detto sei con noi o contro di noi in modo molto duro, in modo molto minaccioso. Io ci sono rimasto male, gli ho detto ti sembra questo il modo di porre la questione? E lui mi ha detto sì e se n'è andato. Però risulta che sono stato io ad averlo aggredito. Non ho avuto nessuna sanzione per questi primi, per la denuncia o la segnalazione all'USR, mi è arrivata una seconda segnalazione all'USR e negli atti che l'USR ha dato a me e al mio avvocato risulta che la dirigente mi ha denunciato per diffamazione. Quando sono stato accusato di minacce, di aggressività, ho capito che non era il posto per me, diciamo che non c'era la serenità per poter insegnare ai miei allievi con la professionalità che meritano. E quindi ho pensato di mettermi in aspettativa per motivi di studio e adesso sono uno studente di psicologia magistrale. Non sto più percependo lo stipendio da febbraio, ho avuto delle conseguenze anche fisiche, di salute, che purtroppo non fanno parte insomma, dei giochi. E adesso gli avvocati sicuramente avranno un costo di un certo tipo, quindi vedremo, insomma. Io penso che siano due questioni separate, nel senso che i problemi, diciamo, le particolarità di un certo modo di gestire la scuola sono ben precedenti a questo governo, quindi purtroppo durano da anni, quindi non c'è un legame. Sicuramente avere un val di Tara al ministero, sì, non aiuta a creare un clima solidale, magari invece un clima più vicino alle armi. Purtroppo la questione legale andrà avanti e a luglio dovrei prendere la cattedra, nel senso che sono primo in graduatoria perché ho vinto il concorso in filosofia e scienze umane. Sono terzo, però la mia fortuna è che la prima è già di ruolo e la seconda purtroppo è stata esclusa e quindi di fatto sarò il primo a scegliere la cattedra e mi spiace molto perché vorrei rimanere in Val di Susa, perché amo la Val di Susa. Però bisognerà vedere se ci sono cattedre. C'è sicuramente una cattedra al Ferrari, ma non credo che potrò prenderla, ecco.